Amici cacciatori, siamo in Valtrompia, la Valle delle Armi Made in Italy. È piena estate, ma ci stiamo già preparando alla stagione in arrivo e proprio per questo qui dalla Sabatti Armi in compagnia dell'ingegnere Sabatti andiamo a conoscere quelle che saranno le carabine che ci accompagneranno in questa nuova stagione venatoria. Io ora lascio la parola all'ingegnere che vi presenterà nel dettaglio questo modello del grande successo Saphir, è in calibro 308. Noi ci rivedremo direttamente sui terreni di caccia. Saphir R, l'acronimo R sta per Extended Range, quindi una carabina pensata per ingaggiare i bersagli anche a distanze un pochino più elevate, sempre comunque rispettando l'etica venatoria ovviamente. Ecco, partiamo dal cuore di quest'arma, l'azione è nuova, la carcassa è tutta in ergan in alluminio e, cosa interessante, ha la Picatinny integrata in un pezzo unico in alluminio, così nessuno deve andare a cercarsi le apposite basi per montare il cannocchiale. La Picatinny è perfettamente allineata, quindi non c'è nessun bisogno di fare fatica, basta metterci gli anelli, stringere le viti e regolare il cannocchiale. Ecco, per quanto riguarda invece l'otturatore è anch'esso molto interessante, è composto da più pezzi. La parte fondamentale è la testina che è intercambiabile e flottante. Flottante vuol dire che ha un leggero movimento laterale per garantire un appoggio totale dei tre tenoni nelle apposite sedi del barrel extension. Questo sicuramente migliora la precisione dell'arma. Abbiamo poi una manetta anch'essa intercambiabile, in questo caso invece della solita manetta a cucchiaio della Saphir abbiamo una manetta con impugnatura triangolare un pochino tattica. Questa impugnatura comunque può essere tolta, ma anche la parte terminale può essere svitata grazie a un filetto da 5 sedicesimi che può ospitare tutte le piccole impugnature tattiche o da caccia che troverete sul mercato. L'azione a tre tenoni, per cui l'apertura di 60 gradi è estremamente fluida e veloce. La cosa che differenzia questa Saphir R dalle altre Saphir è, per prima cosa, la canna, sempre una canna multiradiale, ma da 17 mm in volata, quindi abbiamo una canna leggermente più grossa, non siamo andati oltre come diametro per non aumentare eccessivamente il peso, gli abbiamo dato un po' più di struttura per essere un pochino più precisa. La cosa che però cambia completamente rispetto alla Saphir originale è il calcio. Questa è una calciatura molto interessante, è una calciatura da caccia ma anche un po' da tiro, un po' tattica, è un connubio che secondo me è molto ben riuscito. Abbiamo un'impugnatura dritta, molto bella, molto veloce anche da usare in caso di un bersaglio in movimento, molto confortevole. Abbiamo un poggia guancia regolabile tramite le due viti e abbiamo un calcio regolabile anche in lunghezza tramite questi spessori. E quindi in pratica ognuno può adattarsi la carabina alle proprie esigenze. L'appoggio anteriore, senza esagerare, ma è piatto, abbastanza ampio per renderla stabile sull'appoggio. Noi forniamo di serie questa Picatinny per montare eventualmente un bipiede. Non è indispensabile, se non necessario si può togliere, e comunque i portacinghia non danno fastidio perché sono uno sopra e uno sotto. Come tutte le altre Saphir abbiamo una sicura laterale che può essere a due o a tre posizioni. Quella a tre posizioni permette di aprire in sicurezza l'otturatore pur mantenendo la carabina in sicura. Il caricatore da tre colpi di serie ovviamente intercambiabile. C'è anche un caricatore da 5 colpi, eventualmente, che può essere ordinato. La canna, come tutte le carabine Saphir, è intercambiabile. Ovviamente bisogna togliere il calcio. Con una vite Allen si possono allentare le tre viti che permettono di cambiare e sostituire la canna con un calibro diverso. Quello che è veramente interessante, inoltre, è il peso di questa carabina. Nonostante abbia una canna più pesante e un calcio di una certa struttura, tutto sommato pesa meno di 4 kg. Questo grazie al fatto che il polimero che abbiamo usato per questo calcio non è il solito nylon caricato fibra di vetro,
che è un ottimo polimero, ma è abbastanza pesante. Abbiamo preso un polimero caricato con fibre di vetro cave. Questo ha dato grande rigidità, ma ha ridotto di molto il peso. In pratica la carica pesa la metà di prima, pur mantenendo la stessa resistenza. Ecco, quindi siamo di fronte a un'arma leggera, adatta a sparare a distanze interessanti, e può essere portata anche in montagna, vuol dire anche il cacciatore di camosci, questa arma se la può portare tranquillamente. Quindi siamo veramente soddisfatti di quest'arma, che sta avendo un buon successo, e speriamo che anche a caccia poi darà i risultati sperati, ma ne sono sicuro, perché le canne multiradiali, come tutti sanno, sparano molto bene.